Io, un Minecraft in azione, stiamo costruendo il canale YouTube La Fisica che ci piace in Minecraft. Sarebbe bello. Facciamo il canale YouTube in Minecraft. Allora, io lancio la sfida nei commenti. Scrivete se qualcuno vuole creare il canale YouTube in Minecraft. Che dobbiamo aprire? Apriamo un server? E che dobbiamo fare? Io vorrei un canale YouTube in Minecraft con... Voi adesso vi faccio vedere. Quello sono io. Quello sono io. Questo sono io. Allora, questo video di oggi è fantastico. Parliamo della meccanica quantistica in Minecraft. Perché, secondo me, insomma, questo è un gioco figo che veramente ha sconvolto, insomma, un po' tutta il setting dei gamer, dei ragazzi che giocano, insomma. Però, non recentissimamente, cioè esattamente nel 2015, penso sia proprio del 2015, una modalità che è stata creata che si chiama QCraft, si può giocare Minecraft con la meccanica quantistica. Le regole che introdurremo, che la meccanica quantistica introduce e che Minecraft ha fatto sue in questa modalità sono tre. La prima è la dipendenza dall'osservazione, la seconda è la superposizione e la terza è l'entanglement. Number one is... Allora, questo sarebbe la dipendenza dall'osservazione. Allora, adesso lo studente vi fa capire un po', no? Il mio fantastico studente vi fa capire come questa modalità, questa regola viene applicata. Vai! Allora, possiamo dire che guardando un blocco... Aspetta, leggiamo quello che stava scritto là. Guardando un blocco, esso cambierà di stato. Cambia in base al lato che osservi. Chiaro? Vai, vediamo. Quindi guardando questo blocco, noi spostando la visuale verso il cielo, cambiando di lato e riguardandolo, cambia di stato. Cambia proprio totalmente il blocco, in base a tutte le direzioni in cui lo guardiamo. E se lo guardiamo dall'alto, scompare. Quando guardi un blocco, questo cambia. Ora, attenzione, in che senso cambia? Lo vediamo? È di pietra. Guardiamo il cielo, lo riguardiamo, è di ossidiana. Allora, pietra con la muffa. Terra. Perfetto. È chiaro? Cioè, la caratteristica fisica del blocco dipende da te che stai osservando. Spieghiamolo dal punto di vista della meccanica quantistica, questa cosa, che è molto molto simpatica. Questa è la dipendenza dall'osservazione, che parecchio tempo fa uno dei fisici che ha scritto la meccanica quantistica, Schrödinger, ha spiegato col cosiddetto paradosso del gatto di Schrödinger. Non so se qualcuno di voi lo sa, ma ve lo dico brevemente. Prendiamo un gatto, lo chiudiamo dentro una scatola, dentro questa scatola mettiamo una boccetta di veleno che è collegata ad un materiale radioattivo che può decadere. Se questo materiale radioattivo decade, ha questo decadimento, entra in gioco un meccanismo che rompe la boccetta di vetro, libera il veleno e il gatto muore. Chiaro? Io chiudo questo gatto per una mezz'ora nella scatola. Dopodiché, allora, che cosa succede? La meccanica quantistica ci dice questo. Quando il gatto è chiuso nella scatola e tu non vedi attraverso la scatola, quindi non sai se il gatto è vivo o morto, è vivo o morto, se non lo vedi, la meccanica quantistica dice tu devi ammettere che il gatto nella scatola è sia vivo che morto. 50 e 50, però contemporaneamente. Cioè, la funzione d'onda che descrive la condizione di esistenza del gatto, vivo o morto, è una somma di due probabilità. La funzione d'onda totale è una sovrapposizione di stati che devono essere contemporanei, cioè praticamente finché non apri la scatola, dentro il gatto è sia vivo che morto. Lo vedi? Sta qua, che sta ballando, e qua. Quando apri la scatola, vamos, fai vedere l'occhietto, tu
osservi il gatto, quindi entra in gioco, ragazzi, è importante, l'osservazione. Tu lo osservi, lo vedi, ti ricordi come nel blocco prima, lo guardi, allora vedi che il gatto, ingrandiamo, è vivo e vegeto, e sta giocando al computer. Si vede che sta giocando al computer? Tu, ecco, guardi il blocco, terra, lo stai guardando, il gatto è vivo. Guarda nel cielo, adesso io sto guardando nel cielo. Il blocco dietro di me com'è? È terra, pietra, pietra con la muffa e ossidiana, tutti insieme. Cioè in questo momento il blocco dietro di me è tutte queste cose insieme. Quando io mi giro e faccio la misurazione, perché poi dobbiamo parlare di fisica, la misurazione collassa in pietra. Mi rigiro, rifaccio la misurazione. La misurazione collassa in ossidiana. Regola numero 2. La vediamo dalla giocata del mio studente. E si chiama le superposizioni, superpositions. Vediamo. Leggiamo. Ha lo stesso principio del precedente, ma non cambia nelle direzioni in cui lo si sta guardando. Vediamo. In questo caso abbiamo un blocco di lana rossa e abbiamo più o meno un 50 e un 50 che il blocco possa cambiare o il blocco possa rimanere lo stesso. Quindi io mi giro, riguardo, è rimasto lo stesso. Mi giro, riguardo, è rimasto lo stesso. Mi giro, riguardo, è rimasto lo stesso. Perché c'è sempre il 50%, però c'è il 50% che possa cambiare in qualcos'altro. Mi giro, riguardo, è cambiato. La meccanica quantistica questa cosa la spiega, cioè la meccanica quantistica dice le particelle, gli elettroni, i fotoni, non sono come le persone umane che hanno una caratteristica. Questa posizione, io sono in questa posizione, in questa stanza, posso prendere l'ordinata, la scissa e l'asse Z, posso vedere in che posizione sono e sono fermo, quindi non ho una velocità in questo momento. Quindi io posso conoscere due caratteristiche contemporaneamente di me, di una particella no. Capiamo questa cosa delle superposizioni, non è facile, però cerco di spiegarle in maniera molto... Qui hai un box da cui sparo una particella alla volta, ho una serie di particelle che sparo. Questa particella io non conosco le sue caratteristiche. Le sue caratteristiche sono il colore e la forma. Stiamo semplificando, no? Perché colore e forma per me ha un senso nella mia testa. La particella può essere verde o blu e la particella può essere quadrata o tonda. È chiaro? La particella della quale non so né colore né forma, la vedi infatti è così, disegnata così, entra in un riconoscitore di colore. Se uscirà di qua uscirà verde, se uscirà di qua uscirà blu. Come è uscita? Verde. Verde. Quindi so che la particella è verde. Sì. Va bene. Poi la faccio entrare in un riconoscitore di forma. Da dove è uscita? Verde quadrato. Perfetto. La particella però in questo momento è uscita da un riconoscitore di forma. Io conosco la sua forma. Entra di nuovo in un riconoscitore di colore. Ora, secondo voi, da qua, non guardate quello che sta scritto qui, secondo voi la particella qui, come uscirà? Verde. Verde. Perché secondo la logica, è uscita da verde da qua, è uscita quadrata di qua, deve uscire per forza dal verde. E purtroppo non succede questo. Nella meccanica quantistica non succede questo. Se tu fai l'esperimento 100 volte, le fai entrare in questo riconoscitore, ti esce al 50% verde e al 50% blu. Perché succede questo? Succede perché da qui tu hai riconosciuto la forma della particella. La meccanica quantistica ti dice in pratica tu non puoi conoscere due informazioni contemporaneamente. Se conosci una perfettamente, l'altra la perdi. Da qua, qual è quella che abbiamo riconosciuto perfettamente dopo questo passaggio? Che quadrato. Il quadrato. Abbiamo perso il colore. Che è strano. Che è strano, perché il colore l'avevamo acquisito prima. Cioè la meccanica quantistica ti dice, andiamo agli elettroni, di un elettrone non puoi conoscere la velocità e la posizione. Se sai perfettamente la posizione, la velocità, l'elettrone avrà tutte le velocità del mondo.
cioè una nuvola di probabilità di velocità, che è una cosa stranissima. Se invece conosci perfettamente la velocità, l'elettrone sarà in tutti i posti del mondo. Che assurdo! Questo si chiama superposizione, regola delle superposizioni. Vi ricordate? Lo guardiamo, ci giriamo, abbiamo il 50% ritornando che sia dello stesso colore e il 50% che cambi. Entanglement. Questa è carina. Vediamola. Due blocchi hanno lo stesso comportamento anche se separati nello spazio. Creo due blocchi sul pianeta Terra. Li faccio interagire fra loro. Invio uno dei due blocchi a quella galassia. E uno me lo tengo io. Uno lo tengo io e uno non glielo invio. Il blocco che tengo io lo guardo, ne studio le caratteristiche, lo riguardo, le caratteristiche cambiano e so che contemporaneamente stanno cambiando anche le caratteristiche dell'altro blocco. Anche se è distante da me milioni di anni luce. Questa cosa si chiama entanglement in fisica. Vediamola nella giocata. Ecco, abbiamo due blocchi che sono collegati. Allora, guardate i due blocchi. Quello in cielo è uno. E poi l'altro blocco è questo, vedete qui dentro. Sono tutti e due di pietra. Hanno interagito questi due blocchi, ma sono separati. Sono separati da pochi centimetri. Ma io ripeto, il blocco in cielo lo potrei mandare in Andromeda in questo momento, nell'altra giocata. Che succede? Come se io vado a cambiare punto di vista del blocco sotto di me, guardando in alto, anche quello in alto è scomparso. È scomparso quello di sotto, è scomparso quello di sopra, perché sono correlati. Faccio interagire due particelle, le separo, una parte per una galassia, una parte per un'altra galassia, guardo le caratteristiche di questa particella e conosco automaticamente le caratteristiche dell'altra, perché hanno interagito, nonostante siano lontane milioni di anni luce. Vai! E non la so questa cosa. Adesso questa è una modalità di gioco, stiamo entrando dentro il gioco. Entriamo dentro il Q-Craft. Questo praticamente è la... Vai, spiega, spiega. Ok, l'entanglement è applicato a uno spazio più ampio, vediamo. Qui abbiamo una lampada e questo blocco è stato collegato insieme a tutti gli altri attraverso l'entanglement. E se noi ora cambiamo la visuale, ecco, tutto si va a illuminare cambiando. Allora, diciamola bene questa cosa. Noi siamo entrati in uno spazio apparentemente buio. Noi abbiamo una lampada entanglizzata con altre zone di questa caverna. Se io guardo la lampada e la lampada si illumina, che succede? Che tutte le altre che hanno interagito e quindi dipendono, illumineranno la caverna. Eccola qua, bellissima sta cosa, è fighissima. Ci piace. E poi? Niente. Okay. No, no, è bellissimo. È bello, è bello. Insomma, ragazzi, fate così. Giocate a Q-Craft, commentate questo video, dite se vi piace. A proposito, commentate il video dicendo quali altre modalità, secondo voi, di Q-Craft, di Minecraft in generale, richiamano la fisica. Perché io mi sono letto altre cose in internet. C'è un sacco di roba che richiama la fisica in Minecraft. E quindi sarebbe bello magari in questo video commentarla, questa cosa, portare insomma dentro altre informazioni. No, perché certe volte mi rendo conto di dire le cose più fighe quando spengo la telecamera. Mi dispiace. Allora, stavo dicendo, mi auguro che questa spiegazione di Minecraft applicato alla meccanica quantistica, o il contrario, insomma, la meccanica quantistica a Minecraft, vi incuriosisca. Cioè, vi porti a aprire oggi un computer, a prendere un telefono, leggere la meccanica quantistica, leggere le regole, dire non ho capito niente e chiudere il telefono. Allora, vuol dire che l'avrete capita veramente. Beh, sta ancora.